Ehi, 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 ragazzacci! Il momento della settimana è arrivato, eh? Mi chiedo se a un certo punto di questa blind run io smetterò di essere sorpreso. Buongiorno, Lukaku? Lo sai come si chiama il golem più bravo con il business online? Monte Magno. Andata così. E adesso facciamo un piccolo esperimento. Pescato nel mio orto. Posso? Probabilmente no. Non funziona, è intelligente questo gioco. Ehi, piccolo. Oddio! Ho pescato nel mio orto! Il mio orto è vivo! Il mio orto c'è vita marina! È tempo per me di fare un esperimento. Ho tanto piccolino così. Eccolo qua, pupoide. Che bello questo. Madonna, ma quanto sono un clown! Ma perché il circo non apre e mi invita a rimanere per il resto dei miei giorni lì? Se mi aspettavo. Lo so, Ricky, lo so, non so neanche io. No, Ricky, sta buono. Ti giuro che però è vero. Mi piglia per il culo! Di là si è aperto. Ti dico che si è aperto. Ho fatto più o meno così. Non mi crede, coglione. Cazzo di merda, Ricky, quando fa così. Cosa cambia? Ferma lavori. Aspettiamo. No, l'ossidiana non sembrerebbe essere infinita. Potrei aver bruciato l'ossidiana per sbaglio, ma non è infinita. Però magari non è infinita da sola, ma in gruppo sì. No. Oh my God! Sì. Non devi accendere sotto. Devi accendere al lato. Al lato. Beh, andiamo. Esistono portali costruiti anche da questa parte. Quello è un portale. Quello è un portale. Oh mio Dio. Potrebbe essere il portale vicino villaggio. Piccola, piccola vaschetta con arco. Arco Merrino. Sono io! Ho sentito qualcuno ridere. Anche riflettere. Ma se creassimo la scala di Archimede? Riesco a creare un blocco sotto blocco. Madonna che paura. Madonna che vertigini. Oh no. Il mio arco. Il mio piccone. Fortunatamente ne ho un altro. Allora, io sto premendo control, vero? Se io, cioè, così non posso cadere, cioè, questo tasto è le vertigini, ragazzi. Il mignolino mi fa male. Fa male il mignolino, ragazzi, ho tanta paura. Proprio un portale, raga. Oddio. Oddio! Sono vivo! Oddio. Maledizione della scomparsa, che vuol dire? Oggetto maledetto. Però questa preziosa lava. Però non c'è l'acqua. Qui non posso usare l'acqua. Questo è un pisello. La difficoltà mi sta. Oh, sto mettendo sempre un blocco in più. No! Che cos'è? Roccia urlante. C'è un fuoco blu. Sabbia delle anime. Sono davvero, allora, facce urlanti. Posso fare la torcia delle anime? Male, diventa fuoco blu? Sì, immaginavo. Abbiamo una quest importantissima. Cosa succede se crei un controportale? Bene. Ah! Le mie palle! Ok, qui c'è il traforo del Monte Cazzo. Le mie palle, ho sbagliato punto. Al lato. No, sì, ha funzionato. Ma dove mi porta questo? E lo avrò riparato anche dall'altra parte? Nascia ce l'ho, non l'ho rifatta. Oddio! No! No! Ah! Godereccio me il cagarmi addosso lungo questo cammino. E adesso scopriamo la verità. Ho avuto un brivido, perché siamo in una grotta?
Questa live è assurda. Dove cazzo siamo? Siamo dentro un monte? Perché non torniamo in superficie? Così creiamo un portale che da casa ci porta nel Nether, che porta un altro portale che porta giù, ma con una scala che torna su. Cioè, guardate che cazzo di lavoro di ingegneria, incredibile. Dove cazzo parte il suolo? Madonna, è la scala di Mario 64. Vabbè, raga, al buio, al buio. Tanta paura che mi caschi in testa qualcosa e io muoio. Oddio, terra. Sì, godo. Oddio. Oddio, è acqua. E come fa a ritrovare? Come fa a ritrovare sto posto, raga? Dove sono? Ma po' piove, Dio sgelli, Folg. Devo mettermi almeno un coso di riconoscimento. Mettiamo un cazzo gigantesco fatto di Netherrack. In lontananza ci sono delle torce. Quello che cos'è? Un luogo civilizzato? Non mi piace quel posto. Sembra... No, predoni quelli. Super Pippo! Sono degli esseri magici. Per liberarvi devo ucciderli tutti. È il mio momento di essere il loro redone metallico. Pippo, Pippo, Pippo è dietro di te. Vai Pippo, vai Pippo. Arco incantato. Ci penso io, Pippo. Un altro golem. Siete tutti liberi da oggi, liberi di vivere la vostra vita come meglio vi aggrada. Questa, da oggi, sarà Golem Milano Marittimo. Guarda questi bastardi, che belle case che si fanno. Come faccio a salire? Posso? Ah, ci sono delle scale qua, non le avevo mica viste. Corno di capra, ok, prenditi, io sì, carote, ho fame. Oh, posso pescare con le carote! E quindi aumenta il tipo di pesce che puoi pesciare. Bello! Non è vero. Oh, oh sì! Oh sì! E non servono le frecce a quanto pare. Demone bianco! Ehi, e voi? Non so cosa fare. Ok, ma cosa ci fai? Cosa fa? Vuoi che ti segua? E a voi posso dare qualcosa? No, voi non volete niente. No, che fai? No! Che cazzo fai? Che cazzo fai? Non ti uccidere nella lava! Comunque, bravissimo, si è autotolto il fuoco, è un essere intelligente. Ce n'è un altro. Ehi, bello, vuoi un po' di ossidiana piangente? Magari ti sblocca qualcosa se ti do un oggetto raro. Grande. Oddio, ora mi segue anche questo. Cazzo è la mia barca? Dio, madonna di Dio, dove l'ho lasciata quella barca di me? Cazzo, cazzo. Oh fuck. Vabbè, rimasto qua. Finché muoio qua cambia poco. Ma che cazzo? Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Mi ha tipo inscopato e mi ha dato dell'altra ossidiana. Mi ha moltiplicato l'ossidiana piangente. Quindi loro cercano roba per me e me la portano. Quindi io, se gli do quel materiale, loro tornano indietro con quel materiale. Vanno in giro, lo trovano, me lo prendono. Oddio, una famiglia di stronzi. Non trovo il mio pisello. Ah, eccolo, ecco, ok, ok. Oddio, eccola. È esattamente sotto le palle. È esattamente sotto le palle. Oddio! Addio, piccole fatine. Dove sei, bastardo? Ti sento. Dove sei, merda? Ti vedo. Ti vedo contorcerti, bastardo. Piantare le carote. Potrò dormire. Una zucca qua. Ah, perché le zucche fanno il palombello? Anza. Probabilmente. Poi
Questo è il suono di battaglia. Eccolo, eccolo. Ok. Perché cazzo seguite sto streamer di merda? Da Supreme, ti prego. Cosa cazzo sto facendo qui? Avampostiamo. Le torce ce le abbiamo, cominciamo a arredare. Siamo una casa vecchio stile, ragazzi. Ipong. Abita con me. Possiamo non tenerlo, vi levate dal cazzo. Esci fo... Vabbè, vaffanculo. Allora, domanda, come fo a capire quando è notte e quando non? Cioè, come faccio a capire se posso dormire? Immagino premendo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ma dove sono? Li vedo, sono tutti giù. Devo fare la scala più veloce della mia vita. Ma tanto se perdo non perdo niente, perché per la legge dei cazzi nel culo. Non vale, bastardo. Ma non vale, figlio di puttana. Mi sa che a quella roba dobbiamo rinunciare. Ti odio, ma mi hai aspettato fino ad adesso. Non posso lasciarti qui. Zitto, stai zitto, non fiatare, non ti voglio bene. Dobbiamo trovare un accesso via mare, guarda che cazzo mi fai fare, bastardo di me. Siamo tornati indietro come degli stronzi, sei contento? Oh no! Seguitemi, cessi. Ehi, fatti i cazzi tuoi. Ricky, non voglio una cazzo di parola su questa cosa. Tu non hai visto niente. Beh, ragazzi, non c'è molto altro da dire. È stato un episodio di dolore, ma anche di affetto. Non avevo previsto di tornare là, mi è esploso un letto in faccia. Forse oggi la vita ci vuole insegnare che anche i letti in faccia ci esplodono per un motivo.